soprattutto a partire dalle sfide rilevate nel contesto del mio paese di origine, la Repubblica Democratica del Congo, dove è situata la mia diocesi di Luisa. Il mio intervento si articolerà intorno a quattro punti e poi farò delle considerazioni conclusive. Il primo punto è che la missione di Dio è il fondamento della missione della Chiesa. Si parla della Missio Dei come fondamento della missione della Chiesa. Ecco, la parola di Dio, la prima lettera di San Paolo e di San Giovanni, dice nel quarto capitolo che Dio è amore. Tutto ciò che egli intraprende deve portare l'impronta della sua natura, della sua identità come amore, e deve essere lo stesso in tutto ciò che si compie secondo la sua volontà, nel suo nome, con la sua forza. E l'attività missionaria della Chiesa non è un'impresa puramente umana, è opera di Dio. È così che numerose affermazioni del Concilio Vaticano II convergono su questo punto. Basterebbe ricordare Agentes numero 2, Agentes numero 35, che affermano che la Chiesa è per sua natura missionaria in quanto dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo, che essa, secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria origine. Perciò tutte le affermazioni, ne avrei tante da ricordare qui, anche i Vangeli Nunziandi di Paolo VI nel numero 14 dice: la Chiesa esiste per evangelizzare. Ecco, tutte queste affermazioni, sviluppate a partire dall'insegnamento del Concilio, prima di essere delle affermazioni sulla Chiesa, cioè delle affermazioni ecclesiologiche, sono prima di tutto delle affermazioni su Cristo, sul lavoro dello Spirito Santo nella Chiesa. Per questo il Santo Padre Giovanni Paolo II scriveva nell'enciclica Redemptoris Missio che la missione di salvezza è prima di tutto di Dio. È questo che induce logicamente a ritenere che la missione di Dio, cioè la Missio Dei, precede la Missio Ecclesiae, precede la missione della Chiesa. La missione della Chiesa è la continuazione della prima, cioè della missione di Dio. Anche quando riguardiamo il documento del Concilio, cioè il decreto sull'attività missionaria della Chiesa, Agentes, troviamo che nei suoi principi dottrinali, nei primi numeri, tutto gira attorno a questa affermazione, che prima di essere la missione della Chiesa, la missione prima di tutto di Dio, e la Chiesa non fa altro che continuare con la missione di Dio. Questo si può leggere Agentes numero 5. Passo al secondo punto. Qual è la motivazione profonda della missione? La motivazione profonda di questa missione si ritrova, ha detto il Concilio, non in un semplice mandato di Dio, ma piuttosto nella natura intima di Dio che è amore. Abbiamo due affermazioni nel decreto Agentes che ci vengono in aiuto. Si può leggere Agentes numero 2, leggo, dice così: questo piano scaturisce dall'amore nella sua fonte, amore fontalis. Questo piano
scaturisce dall'amore nella sua fonte, cioè dalla carità di Dio Padre, da cui il Figlio è generato e lo Spirito Santo attraverso il Figlio procede. Dice così il Concilio nel numero 2 di Argentes. O meglio ancora, nell'Argentes numero 7, a svolgere questa attività, le membra della Chiesa sono sollecitate da quella carità con cui amano Dio e con cui desiderano condividere con tutti gli uomini i beni spirituali della vita presente e della vita futura. Argentes numero 7. Per questo motivo la Chiesa trae la sua natura e il senso della sua missione dal Cristo di cui essa è il corpo e il sacramento. Essa, la Chiesa, non è dunque autoreferenziale, come lo dice il Papa, ce lo ricorda il Papa Francesco. È Gesù stesso di cui la Chiesa è sacramento, ci è presentato nelle Sacre Scritture come l'inviato del Padre, come colui che è venuto per radunare i figli di Dio dispersi, come colui che aveva una sollecitudine particolare per le pecore che non sono di questo ovile. E questo è stato anche un motivo di meraviglia sia per i suoi discepoli che per i farisei della sua epoca. Egli si è presentato come colui che frequentava e mangiava con i peccatori. Perciò i mandati missionari nei Vangeli sinottici si fondano sull'identità stessa di Gesù, l'inviato del Padre. Perciò il suo stile di accoglienza, il suo stile di apertura, così come le sue parole, ne sono una prova inconfutabile. L'enfasi o questo accento sulla missio Dei, la missione di Dio, protegge la missione della Chiesa dalla secolarizzazione, dall'orizzontalismo e la riserva principalmente ed esclusivamente a Dio. Se mi faccio capire, la missione scaturisce dalla natura stessa di Dio. Il Padre invia il Figlio e lo Spirito Santo è inviato dal Padre e dal Figlio. E questo movimento continua nella Chiesa. Ciò vuol dire che prendere parte alla missione è partecipare a questo movimento di amore di Dio per gli uomini, perché Dio è sorgente di amore che invia. Argentes 2, Argentes numero 9. Perciò le missioni ecclesie, le missioni che noi organizziamo, sono autentiche nella misura in cui rispecchiano una partecipazione alla missione di Dio. Di conseguenza non si può minimamente pretendere che ciò che è fatto nella pratica della missione corrisponda perfettamente alla missio Dei, alla missione di Dio. Come tutto in Dio non può che essere missionario, cioè non può che essere una presenza salvifica nella creazione, allo stesso modo la Chiesa è anch'essa missionaria per sua natura, perché deve condividere la missione di Dio grazie alla sua partecipazione alla vita di Cristo attraverso lo Spirito Santo. È per questo che la missione della Chiesa non può essere pensata come qualcosa di sovrapposto alla sua esistenza. Ce lo dice il Concilio, anche Redemptoris Missio, che la Chiesa esiste perché è inviata e attiva nella sua missione. Essa si sviluppa
per il bene della sua missione e in rapporto ad essa. È per questo che la missione esiste dove c'è la Chiesa, e la missione è il modo di esistere della Chiesa. La missione è la Chiesa che predica, che annuncia il Vangelo per la prima volta, e l'azione anche dei cristiani che lottano contro le ingiustizie, contro l'oppressione, e l'impegno per guarire le ferite predicando la riconciliazione, ma è anche il dialogo per imparare dalle altre credenze come, ecco, Dio è grande. La Chiesa è chiamata anche al dialogo con le culture del mondo. Tutto questo è missione. Occorre precisare che la missione non può essere definita dalla geografia, in un mondo sempre più inteso come villaggio globale, e allo stesso tempo in un mondo pluralista. La missione è sempre sul punto di attraversare le frontiere religiose, culturali, politiche, sociali, razziali, eccetera. Attraversare le frontiere significa condividere questo dinamismo della vita di Dio, la cui vera natura è sempre andare oltre, per radunare, per riunire. Insomma, la missione cristiana è la manifestazione, come dice Agentes, è la realizzazione del disegno di Dio nel mondo, una realtà unitaria ma nello stesso tempo complessa. Passo al terzo punto, la misericordia. Come lo sapete, il Santo Padre Francesco ha stabilito, indetto un giubileo straordinario della misericordia attraverso la bolla di indizione Misericordiae Vultus. Questa iniziativa del Papa si iscrive nella tradizione della Chiesa cattolica, che ha un fondamento nella Bibbia, quando prendiamo il Levitico al capitolo 25. Nella Sacra Scrittura, quando si parla di giubileo, molte sono le raccomandazioni da osservare. Fra le altre ricordiamo: ciascuno di voi riavrà le sue proprietà, che nessuno danneggi il suo fratello, che nessuno di voi danneggi il suo compagno, ma temete il vostro Dio, poiché io sono il Signore vostro Dio. Ogni giubileo è dunque un kairos, un tempo di grazia, un tempo di cancellazione del debito, una opportunità offerta all'uomo per riportare la creazione dopo il peccato all'ordine voluto da Dio, osservando il riposo, lasciando, ecco, la madre terra riposarsi. L'uomo è chiamato a rinnovare così la sua fiducia in Dio, artefice e Signore del creato. Con il tema misericordiosi come il Padre, il Papa riporta l'attività missionaria a ciò che è essenziale nella nostra fede in Dio, perché con la scelta di questo tema il Papa Francesco sottolinea l'elemento fondamentale dell'amore che Dio ha per l'uomo. Così si capisce meglio, considerando le conseguenze del peccato sulla vita dell'uomo, sui suoi rapporti sociali, anche come il peccato viene a compromettere il destino dell'uomo e le sue relazioni con gli altri. Per il Papa Francesco, Dio è misericordioso, Dio è ricco di misericordia, e questa misericordia di Dio, come ha ripetuto la Beata Vergine Maria nel Magnificat, si estende di generazione in generazione. Gesù Cristo è colui
che rivela, che manifesta questa misericordia di Dio. Lui è il volto della misericordia di Dio, perciò tutta la sua vita è una parabola di questa misericordia divina. Perciò noi che crediamo in Lui, noi che abbiamo aderito a Lui come il nostro Signore, dobbiamo essere misericordiosi come il Padre. Perciò l'amore che sta alla base della misericordia e della missione, l'amore frontalis, soggiacente alla missione della Chiesa, è un amore misericordioso, è una sorgente inesauribile dell'amore di Dio in tutte le situazioni che offendono e feriscono l'uomo e la sua dignità. Inchinandosi sull'uomo caduto nel peccato, la misericordia ha la forza di risollevarlo, di riabilitarlo, permettendogli di tendere verso la santità. Questo riferimento alla motivazione principale della missione della Chiesa interpella il nostro modo di fare missione. Essa interroga tutte le pratiche e i progetti missionari. Quali sono allora le sfide per la missione della Chiesa? Traduco sfide, in francese io dico les enjeux. Cos'è in gioco quando mettiamo insieme missione e misericordia? Faccio qui un elenco di cinque sfide o di cinque enjeux, come dicono i francesi. La prima sfida o il primo enjeu è la sfida sulla nostra concezione di Cristo. Gesù Cristo è colui che rivela il Padre. Egli è il volto misericordioso di Dio per ogni uomo. Questa identità di Gesù rinvia dei fatti, dei gesti, degli atteggiamenti, delle parole essenziali che rivelano la natura stessa di Dio come amore. Perché il Dio che noi dobbiamo annunciare, che ci è stato rivelato da Cristo, non è un concetto, non è una idea astratta a partire dal quale noi progettiamo, pianifichiamo, valutiamo la nostra azione missionaria. Se Dio si è fatto conoscere nell'Antico Testamento attraverso il loro volto ardente, nel Nuovo Testamento Egli ha preso questo volto umano di Gesù Cristo che si è fatto uomo per noi. Ciò vuol dire che dietro ad ogni gesto di Gesù c'è una visione della missione da sviluppare. La fede in Gesù Cristo ci dà dunque uno sguardo sicuramente molto diverso sull'uomo, sulla sua vita in società. Voglio dire in altri termini che dietro ogni parola di Gesù, ogni gesto, ogni azione di Gesù è possibile individuare i diversi aspetti in cui questa misericordia di Dio deve manifestarsi e attuarsi a favore dell'uomo di oggi. Si tratta, dicevo, dell'uomo di ogni tempo, di tutti i tempi, rispettando le diverse situazioni esistenziali nelle quali egli si trova. E oggi c'è da riflettere su quali nuove responsabilità tutto questo comporti a partire dalla nostra fede in Gesù Cristo. La seconda sfida o il secondo enjeu, ho messo la sfida che riguarda un po', ecco, il fine della nostra fede. Nelle parole ho detto sfida escatologica, perché Papa Francesco, giustamente facendo riferimento al Vangelo secondo San Matteo, ricorda che la misericordia è il fine, è l'orizzonte di tutto l'agire dell'uomo e della Chiesa. Saremo giudicati al termine del nostro pellegrinaggio terreno, secondo la nostra capacità a riconoscere Gesù Cristo, rivelatore della misericordia di Dio,
in tutte quelle situazioni che necessitano l'amore di Dio. E la misericordia di Dio è la manifestazione concreta, palpabile, dell'amore di Dio nelle situazioni che diminuiscono l'uomo, che lo disumanizzano. E Papa Francesco è in questo molto incisivo, perché dice, lo sto citando: la misericordia di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si sente responsabile, cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e di pace. Misericordia Vultus al numero 9. E le situazioni di negazione della dignità dell'uomo sono molteplici e molto complesse nel mondo odierno e più ancora nei territori detti di missione. Esse riguardano le situazioni fisiche e corporali, morali, spirituali e sociali della vita dell'uomo. Ce ne sono che negano o ostacolano il suo diritto alla vita, tra cui la fame, la sete, la nudità, altre che privano della libertà a causa di tutte le forme di reclusione o di prigionia, altri ancora privano del diritto alla salute, quando dice ero ammalato, altra ancora perché non c'è l'ospitalità, non c'è il riconoscimento di questi diritti fondamentali. Come vedete, il tema della misericordia va, direi, oltre l'ambito della Chiesa. È un messaggio che interpella ogni persona e più specialmente ogni cristiano sul suo saper essere, sul suo saper fare a favore degli altri. Perciò la misericordia può essere tradotta in molteplici azioni e gesti suscettibili di rialzare l'uomo sofferente e ferito. E in fondo ciascuno di noi è capace di un gesto di misericordia, di un gesto di bontà, di sollecitudine. Ognuno di noi è capace di compiere un gesto di misericordia in favore dell'altro. Terza sfida o enjeu: le opere di misericordia ricordate dal Papa Francesco ci danno un po' una visione integrale dell'uomo, delle sue esigenze, che sono inseparabili dalla fede cristiana. Tutto questo ci impegna in un rapporto di fiducia e di amore con Dio. Dice che l'incontro con questo Dio, che fin dal nostro battesimo ci ha configurato a Gesù Cristo, rafforza la nostra responsabilità verso l'uomo, soprattutto verso l'uomo che è nel bisogno. Perché l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, è un essere caro a Dio, egli merita allora tutta la nostra considerazione e il nostro rispetto. Già nel libro della Genesi, per indicare questa responsabilità, sappiamo che Dio domandò a Caino: dov'è il tuo fratello Abele? Nel libro della Genesi. E nel Nuovo Testamento, alla domanda dei farisei: chi è il mio prossimo? Gesù, nella parabola del buon samaritano, ci ricorda il nostro dovere di farci prossimo all'uomo che soffre. Ed egli promette di ridarci tutto ciò che avremo speso per lui. Nel Vangelo di Luca dice: prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Luca 10:35. Per riprendere l'espressione di San Luca, ciascuno di noi dovrebbe essere, la traduzione non è bella, è un albergatore per l'altro nella sua sofferenza. Cioè il dovere della carità nei riguardi di ogni uomo si radica in questa nostra relazione con Dio. In altri termini, la fede in Dio
non è un semplice sentimento, ma è una disposizione del cuore, un impegno di fronte a Dio a favore dell'uomo, in nome di Dio, con la forza che ci viene da Dio stesso. Quarta sfida. Molto spesso quando si parla della misericordia si prende in considerazione solo la nostra relazione con Dio, ci fermiamo sulla nostra condizione di peccatori, incapaci di salvarci da soli. Ma dobbiamo anche aggiungere un'altra cosa, e il Papa sta insistendo su questo. Dice che dovremmo valutare il nostro rapporto con Dio attraverso il nostro impegno accanto ai nostri fratelli. Il Papa insiste molto su queste relazioni di vicinanza, di prossimità, di giustizia, di solidarietà, di condivisione con il più bisognoso o il fratello che si trova nel bisogno. Egli vorrebbe dire ad ognuno di noi, come nella parabola del buon samaritano, tutto ciò che spenderai in più, è Gesù che ce lo dice, te lo renderò al mio ritorno. Perciò la pratica della carità cammina a pari passo con la misericordia e offre alla nostra vita una prospettiva eterna piena di misericordia. Dice il Papa Francesco nei Evangelii Gaudium al numero 261, lo cito: come vorrei trovare le parole per incoraggiare una stagione evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena d'amore fino in fondo e di una vita contagiosa. Evangelii Gaudium 261. L'ultima sfida riguarda l'attività missionaria e concludo. Qui devo essere un po' più concreto. Durante le mie visite pastorali, la popolazione della mia diocesi di Luisa, senza distinzione di credo, mi confida spesso le sue sofferenze. Esse vanno dalla manutenzione delle strade. Si va dal vescovo perché cerca di mantenere le strade. Va dal desiderio di avere un ponte sul fiume. Si viene dal vescovo per questo. Alla costruzione di una scuola. Si va dal vescovo per questo. Costruzione di un ambulatorio o di un dispensario. Da noi si va dal vescovo. Da una casa, la costruzione di una casa per bambini di strada o di una casa per le donne che hanno subito violenze sessuali, fino alle richieste di quelli che vogliono che il vescovo faccia venire delle organizzazioni non governative di sviluppo per aiutarli ad alleviare le loro sofferenze. Io credo che l'anno della misericordia indichi una via di soluzione in vista di una maggiore consapevolezza del vero significato dell'attività missionaria in seno alla comunità ecclesiale. Sviluppando le opere di misericordia corporali e spirituali, i discepoli di Cristo sono invitati ad assumersi le responsabilità di fronte alla sofferenza, alla negazione dei diritti del prossimo, perché insistendo proprio su queste opere di misericordia, il Papa Francesco ci invita a una visione integrale dell'uomo, perché dice l'uomo è corpo e nello stesso tempo è spirito. Perciò la prima conseguenza è la responsabilizzazione di ogni fedele di fronte alla sofferenza del prossimo. Anche se la sofferenza pare enorme e dà l'impressione di schiacciarci, si tratta di fare ciò che è alla nostra portata. Al ritorno del suo viaggio pastorale a Lesbo, in Grecia, Papa Francesco ha risposto a una domanda di un giornalista circa
la sproporzione tra quello che ha fatto in favore degli immigrati e l'enormità della loro sofferenza. E il Papa ha semplicemente avuto la stessa reazione di Madre Teresa di Calcutta, alla quale fu rivolta questa domanda: ma lei, tanto sforzo, tanto lavoro solo per aiutare la gente a morire, quello che lei fa non serve, è tanto grande il mare. E Madre Teresa rispose: è una goccia d'acqua nel mare, ma dopo questa goccia il mare non sarà lo stesso. La sofferenza più terribile per quelli che nel nostro tempo vivono nelle periferie, sono marginalizzate, dice il Papa, è l'indifferenza. Da qui la messa in guardia di Francesco, lo cito: non cadiamo nell'indifferenza che umilia, nell'abitudinarietà che anestetizza, si dice così, l'animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Stanno suonando, concludo. Legando la missione alla misericordia, si devono prendere in considerazione le opere di misericordia. Considerarle concretamente prova che il Vangelo è vita, via e verità a favore della dignità e del destino dell'uomo. Quello che noi impariamo deve contribuire a rinnovare la nostra mentalità e a convertire il nostro cuore in vista di una vita spirituale gradita a Dio a vantaggio del prossimo. Tutti siamo capaci di un'opera di misericordia, perché nessuno di noi è incapace di compiere un gesto di carità, di visitare un ammalato, di consolare un carcerato. Nessuno è incapace di compiere un gesto di condivisione con i più poveri, con i fratelli e le sorelle che sono nel bisogno. Tutti siamo capaci di compiere un gesto di bontà e di misericordia in favore di chi ci sta vicino. Tutti siamo capaci di dare un buon consiglio che ridoni la pace e la speranza di vivere. Tutti abbiamo il dovere di pregare e di intercedere gli uni per gli altri. Vi ringrazio. Ringraziamo il Monsignor Felicien per quello che ci ha detto e grazie che rimane qui, perché vorremmo chiamare, prima di chiamare gli altri che saliranno qui, vorremmo fare un canto. Thank you.
Bene, la mattinata continuerà ascoltando altre testimonianze e anche le relazioni che faranno dalle terre di missione. Prima di questo però volevo chiamare qui sul palco, volevamo chiamare il nostro ministro provinciale Fra Marzio, che lo accogliamo con un applauso. E il Monsignor Domenico Marinozzi, vescovo emerito di Etiopia. Adesso gli abbiamo chiesto se ci dice due parole, lui si è preparato un lungo discorso, adesso ce lo farà sentire. Prego, prego. Anche i frati dicono le bugie. E l'applauso per le bugie dei frati, no? Intanto pace e bene a tutti. Siete belli, a vedervi da qua su siete tutti belli, anche quelli segnati dalle rughe del tempo e della lotta della vita. Sapete perché siete belli? C'è un motivo, eh? Non perché siete andati al centro benessere, ma perché avete risposto alla chiamata del Signore. Chi risponde alla chiamata di Dio ed essere qui vuol dire che avete corrisposto, è bello dentro, perché vuol dire che c'è un cuore aperto, un cuore disponibile, un cuore che sa dire eccomi, bello. E siamo qui tutti per riaccogliere l'invito di Gesù ad essere missionari, come ci ha detto bene Monsignor Felicien, tutti missionari. È vero che c'è scritto missioni estere nel manifesto lì davanti, no? Estere, ci porta lontano. Ma siamo tutti missionari, tutti mandati. Mandati con lo spirito di Francesco di Assisi, che quando mandò i suoi frati per il mondo, consegnò loro un compito. Andate e portate la pace. Per cui il saluto francescano di pace e bene riassume e custodisce, ecco, tutta la forza della missionarietà francescana. Voi in qualche maniera siete contagiati dal virus di San Francesco, perché a contatto con i frati cappuccini almeno un po' di rogna vi si è attaccata, sì, speriamo, eh? Quella rogna bella che non grattate, che non dovete mandar via, ma dovete fare crescere e maturare dentro di voi. Per cui siamo tutti missionari con questa forza della pace, portare la pace in qualsiasi posto dove noi ci troviamo, perché se siamo tutti missionari, siamo missionari anche quando sentivo il profumo del sugo, quando giriamo il sugo nel pentolino, dice sì, girato con amore e fatto con amore ci rende missionari del regno di Dio, per cui portatori di pace facendo del bene a tutti. Ecco, noi siamo qui oggi proprio per riaccogliere questo invito del Signore e questo spirito di San Francesco. Ma io vorrei anche ringraziare tutti voi, intanto per quello che siete, sì, per quello che siete, peccatori, sapevate, sì, però amati. Siamo tutti peccatori ma amati, ecco, nel senso della misericordia, peccatori ma amati. Grazie per quello che siete, perché dietro i vostri volti io vedo comunità, vedo gruppi, vedo una storia, spesso una storia di lotta anche per essere fedeli al mandato di Gesù. Ma la storia
è sempre il prolungamento dell'incarnazione di Cristo, per cui se la viviamo così diventa una storia di salvezza. Dietro i vostri volti c'è tutto questo mondo, per cui grazie per quello che siete, perché siete una zolla feconda dove il seme di Dio attecchisce e porta frutto, ma grazie anche per quello che fate, in un modo particolare per quello che fate a favore dell'emissione dei cappuccini. È vero che normalmente voi lavorate a favore dell'emissione dei cappuccini delle Marche, no? Però allargate l'orizzonte, anche se lavorate per i cappuccini delle Marche, lavorate per l'ordine dei cappuccini, per tutti i cappuccini, no? Senza distinzione alcuna. E i cappuccini lavorano per la Chiesa, per cui lavorate per la Chiesa. Abbiate sempre questa visione larga a 360 gradi, no? Perché abbiamo così spesso la tentazione di restringere. Un missionario non restringe mai i confini, non dice mai questi sono dei nostri, questi non sono dei nostri. Siamo tutti di Dio, no? Per cui, ecco, i confini non esistono, anche se poi nella attività concreta, no, si lavora a favore di quella missione, di quell'altra missione, di quei missionari, di quegli altri missionari. Bene, per cui grazie a nome dei nostri frati per quello che siete, per quello che fate. E già il nostro essere qui oggi è una gran bella cosa, al di là di quello che abbiamo ascoltato, interessantissimo, che è stato preciso, Monsignor Felicien, e anche incisivo, di quello che faremo poi di qui ai minuti futuri, ma l'essere qui è già una gran bella cosa, l'essere insieme, proprio con questo desiderio di costruire qualcosa di bello, in un giorno particolarmente luminoso, non perché c'è il sole, da domani è prevista la pioggia mi pare, no? Perciò ringraziamo anche per il fratello sole oggi, ma non tanto perché c'è il sole, perché proprio in questo momento a Roma viene canonizzata Madre Teresa, per cui è un giorno luminosissimo. Madre Teresa che si definiva la matita di Dio, una piccola matita. Io vi auguro e ce l'auguriamo insieme che ciascuno di noi possa essere una piccola matita nelle mani di Dio. Qualche volta una matita, come si dice, senza la punta, si spunta. Vi ricordate quando andavamo a scuola? Adesso non so se esistono più le matite, perché adesso è tutto computerizzato, però un tac, si rompeva. E allora bisognava temperarla. Beh, questo convegno è un temperare annuale che ci rimette proprio dentro questo progetto di Dio. Ognuno per quello che può, ognuno per quello che è, ognuno nella propria piccolezza, ricordando però che il poco di ognuno diventa il bene di tutti. Per cui grazie a tutti e pace e bene. Grazie Marzio, e adesso passo la parola a Fra Francesco, che è il segretario delle nostre missioni, delle missioni estere, e ci accompagnerà per la mattinata presentando chi abbiamo in programma. Prego. Un applauso. Grazie Fabio, benvenuti a tutti nel nostro centro missionario. Come programma sarà il seguente. Noi sapete che abbiamo due missioni dei Cappuccini delle Marche, quelle che gestiamo attualmente, che è l'Etiopia, una in Etiopia e una in Benin. Quindi faremo una presentazione il saluto del Benin, dell'Etiopia, e poi delle testimonianze di qualcuno che è andato giù in quest'anno in Etiopia e anche in Benin. Ma l'anno scorso abbiamo anche aiutato e stiamo aiutando un'altra missione nel Ghana, quindi un terzo momento sarà la presentazione da parte di Harry del Ghana. Il Ghana è una missione tenuta dai cappuccini indiani che sono missionari nel Ghana e che noi stiamo cercando di aiutare grazie alla vostra sensibilità missionaria. Prima di passare alle nostre missioni vorrei chiamare
Tania Paoltrini, assessore alle opere sociali, mi sembra sì, no? Alle opere sociali del comune di Recanati, che ringraziamo della sua presenza. Buongiorno a tutti, vorrei portare i saluti da parte dell'amministrazione comunale. Oggi il nostro sindaco non può essere qui per impegni di lavoro. Vorrei ringraziare questa comunità, questo cuore pulsante della nostra Recanati e tutti coloro che collaborano per le missioni e per rendere la chiesa aperta. Quindi un punto che ci invita ad essere, in qualche modo, camminare accanto agli altri, essere una presenza forte. Io ringrazio Padre Francesco con tutti i collaboratori per le opere che si sono create qui. Quindi anche dal punto di vista proprio edilizio c'è stata una voglia di fare, di costruire, e grazie a tutti i volontari, grazie a chi si è rimboccato le maniche e ha permesso tutto questo. Vorrei anche ringraziare le consacrazioni che ci sono state ieri, perché per noi è fonte di fede e è un aiuto per quello che è la nostra fede cristiana, la nostra apertura verso Gesù e verso i nostri fratelli, che ogni giorno incontriamo in volti differenti, in volti di persone che raggiungono il nostro paese o che siamo noi a raggiungere il loro paese. E io mi auguro sempre per portare aiuti concreti, quello che è la nostra mission in qualche modo, e mai per andare a colonizzare, perché questo è soltanto l'apice di guerra e di distruzione. Io ringrazio tutti voi, faccio tesoro delle parole che ho ascoltato e oggi vi dico, ecco, la mia parola è soltanto questa: grazie, grazie ancora. Adesso chiamerei sul palco Gabriel Wolde dell'Etiopia, consigliere della custodia dell'Etiopia, e con lui saluto tutti i frati etiopi qui presenti. I nomi non li dico perché qualcuno lo sbaglierò sicuramente, quindi ecco, ma tutti quanti il nostro saluto. Vorrei cominciare il mio discorso molto breve dicendo buongiorno a tutti, a tutte voi. Sua Eccellenza Monsignor Domenico Marinozzi e Monsignor Felicien, caro carissimo fratello Maurizio il Provinciale, cari fratelli e sorelle in Cristo, anzitutto è un onore, è una grande gioia per me salutare cordialmente ciascuno di voi qui presente a nome mio e a nome della Custodia Generale dei Frati Cappuccini in Etiopia. Vorrei ugualmente porgere a voi saluti cordiali e gli auguri dei bambini che state sostenendo nel nostro paese Etiopia. E grazie al tuo invito, Fra Francesco, e io, Fra Damisè, siamo venuti a Recanati per farvi sapere che entrambi noi e i bambini che sostenete attraverso di noi sono molto grati e riconoscenti per tutto quello che avete fatto e state facendo. Grazie al vostro aiuto disinteressato e generoso, migliaia di bambini bisognosi sono stati in grado di andare a scuola, dalle elementari e alle più alte istituzioni accademiche. Vorrei farvi sapere di quello che avete fatto in Etiopia, in particolare nel Wolaita,
non è rimasto sterile. Per il vostro credito, il primo ministro attuale del nostro paese, Etiopia, e l'ambasciatore dell'Etiopia per l'Unione Europea sono alcuni degli studenti che avete battezzato e istruito. Come lo sapete bene, dal 1969 missionari delle Marche stanno lavorando nel nostro paese. Grazie al loro lavoro sodo, in cui le infrastrutture e altri servizi erano quasi inesistenti, centinaia di migliaia di persone hanno abbracciato la fede, il cattolicesimo. Oltre alle attività pastorali, i fratelli delle Marche sono stati coinvolti anche nei settori dell'istruzione, della salute, della salute, della promozione delle donne, dello sviluppo, eccetera. Sono loro che hanno iniziato il programma di formazione dei frati cappuccini locali nella parte meridionale dell'Etiopia. Grazie alla loro iniziativa, il loro lavoro ha portato tanti frutti. Non possiamo mancare di apprezzare e riconoscere l'apostolato infaticabile effettuato dal nostro amatissimo Vescovo Emerito, Monsignor Domenico Marnossi. Grazie al suo zelo apostolico, il vicariato che ha servito per tanti anni con tanto amore è ora diventato due diocesi. Non dimentichiamo in nessun modo i nostri padri e fratelli valorosi, vivi e morti, che hanno lavorato senza sosta nel paese, nel nostro paese, per la gloria di Dio e per il benessere della nostra gente. Non posso citare i nomi di tutti i frati che hanno prestato servizio nell'Olaita. Cito solamente i nomi dei frati che sono ancora vivi, come Fra Anastasio Artegiani, Tommaso Bellesi, Pacifico Cittoretta, Nazareno Pigotti, Gino Minanti, Angelo Antonini e Bernardo Coccia. Per informarvi nella situazione attuale dei frati cappuccini in Etiopia, abbiamo più di 21 fraternità in cui i fratelli vivono e prestano entrambi i servizi pastorali e sociali. Tra queste case, più di 10 sono Domus Ordinis. Il numero dei frati con i voti perpetui sono 97 e abbiamo oltre 20 studenti in teologia, 6 in noviziato, 7 in postulandato e 18 in pre-postulandato. A Dio piacendo, la nostra custodia generale sarà elevata a provincia in un futuro molto prossimo. Sono qui per assicurare la nostra piena collaborazione con una delle nostre province madre, quella delle Marche. Questa collaborazione già esiste fra noi. Per esempio, i frati cappuccini della nostra custodia stanno dando dei servizi vari nel santuario della Santa Casa di Loreto, ma vogliamo migliorare, rafforzare e accrescere la nostra collaborazione e lavorare insieme per contribuire
alla costruzione di un mondo migliore per tutti. Grazie per la vostra attenzione. Voi sapete che ogni anno noi andiamo a visitare le nostre missioni sia in Etiopia che in Benin con più viaggi, normalmente ne facciamo 3-4 l'anno. Anche quest'anno siamo andati nel mese di fine aprile, inizio maggio, siamo andati in Etiopia e con noi è venuto un gruppettino di persone, tra le quali Patrizia Clementoni, che chiamo sul palco, e Mauro Rosati. Mauro Rosati è venuto con la moglie e la famiglia per festeggiare i 25 anni di matrimonio, quindi glielo abbiamo festeggiato laggiù con tutti quei bambini del centro di Don Marcello, è stata una bella festa. E Patrizia è venuta a vedere l'asilo che Mario Clementoni, il padre, ha fatto costruire e la mamma Matilde mantiene ogni anno. Ecco, quindi una testimonianza loro proprio sul loro viaggio e la loro esperienza. Allora, io chiedo l'aiuto di Giordano perché ho preparato qualche fotografia. Vabbè, è di scarsa qualità perché io sono... non sono una professionista come tanti ce ne sono. Allora, microfono? Non sentite? Sì. Allora, io sono qua per raccontare questo viaggio, come penso molte persone di questa assemblea hanno fatto. Però è un viaggio che secondo me è stato particolare perché aveva uno scopo per me, ma poi il viaggio è, come dire, è diventato una cosa molto diversa da quella che io mi immaginavo prima di partire. C'è... me lo metti in presentazione? C'è un asilo nel cuore meridionale dell'Etiopia, nel Volaita, nel cuore più povero dell'Etiopia. È un asilo che 15 anni fa mio padre ha, insieme alle missioni Cappuccini, ha contribuito a realizzare. È un asilo di cui in famiglia abbiamo sempre sentito parlare, ma nessuno aveva mai visitato, ad eccezione di mio padre. Quindi quando così mio padre è scomparso abbiamo sentito il desiderio di andare in questo luogo che così aveva un po' di Mario. Questo era lo scopo del mio viaggio. Per il resto mi aspettavo un viaggio in Africa, non voglio dire da turista, però più o meno un viaggio come altri ne avevo fatti in Africa. In realtà viaggiare con le missioni Cappuccini è tutt'altra cosa, è una cosa totalmente diversa e ci si rende subito conto di questo nel momento in cui si affronta il lungo viaggio verso sud. Diciamo che ecco, questa è la targa, diciamo, che c'è nell'asilo che sta a Dumbo. E ovviamente nel momento in cui ho varcato i cancelli di questa struttura, cioè avevo già il nodo alla gola, è stata una cosa estremamente emozionante visitare questa struttura che ospita 200 bambini, sono divisi in 4 classi,
c'è una classe preliminare, più ci sono tre classi, diciamo, di scuola materna. L'asilo è gestito dalle suore, ma le maestre sono tutte laiche e sono maestre che sono state formate secondo il metodo montessoriano nella scuola per maestre montessoriane, che è una scuola ovviamente fondata e gestita dalla Chiesa Cattolica. Questo è un asilo come poi tanti altri ho visitato, e quando si entra in queste strutture si ha già un'emozione importante, perché il metodo montessoriano è un metodo giocoso. I bambini imparano a leggere, imparano le basi della scrittura, che tra le altre cose sapete che in Wolaita c'è una lingua difficilissima, è l'amarico, che ha oltre 230 caratteri, quindi è una cosa veramente difficilissima, e questi bambini imparano con queste filastrocche, queste canzoni, imparano quindi la lingua, imparano le basi della storia del paese, della geografia, dell'inglese. Ed è bellissimo. Noi quando siamo arrivati alle 9 c'erano tutti i bambini schierati che facevano l'alzabandiera con questi canti, e poi ci hanno accolto con un canto di benvenuto, insomma una cosa bellissima. I bambini, forse qui si vede un po' male, però nelle loro classi stanno in un tappetino, sono seduti per terra in un tappetino, e il tappeto è la loro sedia, il loro banco, la loro copertina, è tutto quello che hanno. Però in queste classi c'è una disciplina incredibile, i bambini sono silenziosi quando lo devono essere, sono gioiosi quando lo devono essere. Nelle aule si entra scalzi perché per non sporcare le aule, no? Però fuori dalle aule sono tutte queste scarpine, tutte in fila, precise, ordinatissime. È bello, molto bello. Bene, noi abbiamo fatto questa visita, ripeto, con una grande emozione, e in pratica, fatto questo, io avevo raggiunto il mio scopo. Poi però, dopo questa giornata, si è aperta per me una finestra vera sulle missioni, e la prima cosa di cui ho preso coscienza è il sistema delle adozioni a distanza. Allora, anche in questi giorni, no, che seguono i disastri anche in Italia, no, ci si chiede: ma i nostri contributi a chi li diamo? In quali mani le mettiamo? Allora, sulle adozioni a distanza dei cappuccini non c'è dubbio. Io ho potuto constatare che non ci sono dubbi. Allora, il sistema è un sistema molto complesso, nel senso che il fatto che le missioni e la squadra delle missioni, dei volontari, ogni anno vadano ad incontrare uno ad uno i bambini e le relative famiglie è un lavoro, credetemi, immane, ma è garanzia della, come dire, finalità dei contributi che ciascuno di noi dà, perché i bambini sono incontrati ad uno assieme alle famiglie. Si verifica che i bambini vadano a scuola, si verifica che i bambini stiano bene, si verifica che il contributo dato alla famiglia serva per il benessere della famiglia, e questo, credetemi, è un lavoro immane. La squadra di ragazzi, capitanata da Giordano, Eva, Monica, altri ragazzi, partiva la mattina, tornava la sera stremata, perché è, cioè, incontrare
centinaia e centinaia di bambine al giorno, verificare, aggiornare il database, fare le fotografie, cioè credetemi, è un lavoro pesantissimo, pesantissimo. Però ripeto, questa è la garanzia che i nostri contributi sono spesi nella maniera migliore. Poi questi eventi sono eventi festosi per i bambini, nel senso che vengono organizzati questi incontri, i bambini vengono tutti vestiti carini, insomma, si mettono quel meglio che hanno, i ragazzi si mettono il cappello, le ragazze si mettono i fermagli, insomma vengono tutti carini, e addirittura chi organizza questi incontri fa in modo che noi, che siamo veramente i turisti delle missioni, possiamo incontrare anche i nostri bambini adottati. C'è la Agnesina che abbraccia una sua bambina. Quindi insomma l'organizzazione è un'organizzazione precisa, veramente efficiente. Detto questo, arriva per me come dire, la parte più difficile da comprendere di questo viaggio. Allora, più difficile per me, che sono una persona con una fede che sembra un campo incolto, veramente, una fede che è soggetta a tutte le intemperie, no, quotidiane, professionali, personali, ed è difficile perché le missioni operano nella parte più povera del mondo e operano in mezzo a persone che non hanno nulla, e il nulla per persone come noi è di difficile comprensione. Cioè il nulla è nulla, cioè non si riesce a non ci si riesce a capacitare di quanto sia poco non avere nulla, se non andando lì, entrando in una capanna in cui non c'è niente, e in cui però le persone ringraziano Dio tutti i giorni. Questa è la parte, come dire, più difficile da comprendere per me. Questa è la povertà dell'Etiopia, cioè bambini, vedete, che non hanno nulla, vestono con vestiti che portano per anni, che vestiti dove ci crescono dentro. Abbiamo avuto questa esperienza, cioè bambini che ci crescono dentro. Bambini, ecco, che sono così, stanno per terra. In questo ambiente operano persone che cioè, non possono che essere guidate dalla mano di Dio. Questa è l'unica spiegazione, perché persone che dedicano il proprio lavoro, i propri beni, la propria vita a persone che non hanno nulla e senza chiedere in cambio nulla, cioè è una cosa molto difficile da capire, perché noi nella nostra vita quotidiana, io faccio, come dire, parlo per me ovviamente, nella nostra vita quotidiana ci chiediamo ma perché? Ma chi me lo fa fare? Queste domande i missionari non se li pongono, né i missionari né le persone che collaborano con i missionari. Nessuno si pone questa domanda. Si fa, punto. Si dà la propria vita, si dà i propri soldi, si dà il proprio lavoro, senza chiedersi nulla. E certamente ci sono persone, vai avanti, Giulia. Questa è una capanna, vabbè. Ecco, questi sono momenti che restano dentro, cioè questi momenti in cui le sorelle di Madre Teresa di Calcutta donano qualcosa ai più poveri del mondo, ma qualcosa significa una donna.
dose di farina, di ceci, che per chi non ha niente è tantissimo, che permettono a qualcuno di fare una doccia calda, quando una doccia calda chissà che cosa importante sia, per noi è quotidiana, ecco. E vivono persone appunto e operano delle persone indubbiamente illuminate da Dio e spinte dallo Spirito Santo, e persone che mi hanno detto: io auguro a tutti di fare questa scelta, e persone che dicono queste cose con una serenità negli occhi rara, che raramente ormai si incontra. Persone, ecco, che offrono così il loro lavoro, e persone che operando in mezzo al nulla e operando con quasi nulla, offrendo loro stessi, sento dire: Patrizia, la provvidenza mi perseguita. Cioè, questa è una frase che mi ha sconvolto. Come la provvidenza perseguita te, che non hai nulla, hai dato tutto, stai in mezzo a persone che non hanno nulla e la provvidenza perseguita te? E io non ho mai pensato, per mio conto, che la provvidenza possa perseguitare me. Questa è una cosa che mi ha veramente aperto la mente, il cuore. Vedete, sono le cose veramente, oltre al sorriso dei bambini, a questi occhi profondi dei bambini, queste sono le cose che io mi porterò per sempre da questo viaggio in Etiopia, che sono le cose veramente che mi hanno fatto molto riflettere, molto riflettere. Sono le cose che mi hanno dato veramente alla fine del viaggio una grossa serenità. Bene, io sto per concludere, anzi concludo. Ho avuto una compagna di viaggio d'eccezione, che è mia nipote, ma soprattutto ho fatto questo viaggio con una squadra veramente incredibile, che mi ha accolto in modo fraterno, senza se e senza ma, pur non conoscendomi, pur non avendo mai frequentato questo ambiente. E sicuramente, se questo viaggio si è trasformato in quello che si è trasformato, è indubbiamente grazie a loro, quindi è a loro che do il mio grazie. Mentre si prepara Mauro, vi dico che il vescovo di Sotto non è potuto venire per motivi di salute, se no sarebbe venuto qui, ma ci ha fatto la richiesta di costruire un altro asilo a Manara, in una zona dell'Etiopia, dove c'è anche da fare la strada praticamente. Quindi lancio là l'idea, perché tanto gli diremo di sì sicuramente, quindi se qualcuno volesse mettere il proprio nome su quell'asilo, c'è posto. Buongiorno a tutti, mi chiamo Mauro, già questo lo sapete, e il fatto che una bellissima donna come mia moglie Paola ha resistito 25 anni intorno vicino a me, credo che sia il titolo più azzeccato, non c'è limite alla misericordia. Vedete, io non ho preparato niente di scritto, probabilmente sarò anche un po' sconfusionato, vi chiedo scusa di questo, ma vorrei che il cuore parlasse, non tanto il cervello. Per cui, da parte mia, posso dire solo che perché sono andato in Africa a fare il 25esimo matrimonio? Non certo per cercare viaggi esotici, o cercarla più grande dell'amico. Vado in Kenya, ora sono andato in Etiopia, ti è? No. Non è questo, non è sicuramente questo, è un cammino. Vedete,
nella vita. Io brevemente vi dico questo, ci abbiamo tutti noi degli step, no? E gli step miei rispetto al matrimonio sono stati le cene con gli amici di scuola. In ogni classe c'è sempre quello o quella che organizza, dopo 5 anni facciamo la cena, dopo 10 anni, sempre anche dopo 30 anni a fare la cena. Fino a 54, così qualcuno dice, ah, pari a più giovane, 54. Allora, vedete, quando fai queste cene, all'inizio su 27 persone eravamo 23 sposati, un paio di 2-3 singole e una coppia omosessuale. Quindi eravamo, diciamo così, poi piano piano ogni volta che ci incontravamo eravamo sempre di meno. L'ultima volta, circa 5-6 anni fa, eravamo rimasti in 3 sposati, tutti gli altri divorziati, separati, una addirittura si vantava che aveva avuto 2 matrimoni per annullamento della Sacra Rota. Allora vedete quanto, e mi incominciava a guardare con sospetto le persone, prima che era una normalità, dopo dicevano questo. Allora io che ero conscio di questo pensavo, dico, ma l'importante sta anche nella perfezione. In fondo Dio mi ha dato veramente un dono grandissimo, sono 2 figlie, Chiara e Monica, però non lo apprezzi a fondo. Non lo apprezzi a fondo perché pensi che quasi tutto ti è dovuto. Non lo apprezzi a fondo e pensi che magari sì, il peggio può venire, ma intanto ti va tutto bene, sei forte. Invece poi nella vita capita sempre qualcosa che non va. Io nel 2009 ho avuto un periodo bruttissimo e lì mi sono accorto forse che non c'è limite alla misericordia, perché ho riscoperto una donna fantastica che mi stava vicino da anni, che mi ha aiutato a tirarmi fuori. Sì, mia Giovori, ma la Madonna mi ha aiutato a aiutare. La preghiera, la catechesi di Fra Andrea, tutto quello che vogliamo. Ma forse era un cammino, un progetto. Siamo arrivati finalmente alla fatidica data dei 25 anni di matrimonio, all'anniversario, nozze d'argento. Allora, noi volevamo ringraziare solo Dio e non sapevamo come fare. Santiago de Compostela, non sapevamo veramente, vi giuro, non sapevamo cosa fare. Poi magari la provvidenza passa anche attraverso piccoli segni. I piccoli segni, magari sono incontrati gli angeli come Gloria, come Ilaria, che ci dicono, guardate che ci sta anche, perché non fate un'esperienza missionaria? Ancora non mandava giù tanto la cosa. Cosa faccio io? In genere mi rifugio in preghiera. Vado a Salvato a Loreto e siccome era un po' tempo che non mi confessavo, sinceramente, quando sono io peccatori, accidenti, qui mi hanno confessato in parecchi, qua meglio che sto zitto, no? Allora vado a confessarmi, faccio la fila per un gioco strano del destino, vado da un frate con la barba bianca. Beh, io ho trovato Marinozzi, quale dopo avermi dato, è vero, questo... il padre custode, padre Luigi Copari. Eccellenza Monsignor Feliciano, reverendo padre Massio, ministro provinciale dei Cappuccini delle Marche, reverendo padre Francesco, segretario delle missioni estere dei Cappuccini delle Marche, reverendi sacerdoti religiosi e religiose, fratelli e sorelle dell'Ordine Francescano Secolare, frati e sorelle, amici e benefattori. I frati Cappuccini del Benin salutano tutti voi partecipanti al convegno missionario annuale. Quest'anno, sotto il segno della Divina Misericordia, la circostanza straordinaria dell'ordinazione diaconale di 5 nostri giovani, 2 delle Marche e 3 del Benin, ieri alla concattedrale di Recanati, esprime e rafforza il nostro legame spirituale e di collaborazione con tutta la realtà della madre provincia dei Cappuccini delle Marche. Grazie a tutti coloro che in questi ultimi anni hanno fatto visita alla nostra missione. Grazie a tutti voi dell'Ordine Francescano Secolare e fedeli delle varie comunità parrocchiali che sostenete le nostre opere, in particolare in questo momento la preparazione della grande casa Akulekame, che è una casa che accoglierà
i giovani studenti che si inizieranno alla teologia per poter portare avanti il frutto dei missionari. È sempre bello ricordare qualche pensiero del grande santo Agostino di Ippona, che ha detto: là dove è la carità, là anche è la Trinità. Se hai Cristo nel cuore, avrai sempre qualcosa da donare. È l'augurio e la preghiera che formulo per tutti voi nella solenne celebrazione eucaristica. Ricordate noi fratelli del Benin e in Benin, fra Luigi Copari, custodi. E per non prendere troppo il vostro tempo, voglio aggiungere che, come l'hanno detto i precedenti interventi, noi anche in Benin ci diamo da fare per i bambini adottati, l'adozione a distanza. E poi quest'anno c'è stato un bellissimo gruppo che è passato, un gruppo che si chiama un gruppo a Mombasa, perché è un gruppo eccezionale, che ci hanno aiutato, e dalla loro bocca voi sentirete quello che hanno vissuto. I bambini sono bene e vi salutano tutti i benefattori. Come l'ha detto il padre custode nella lettera, c'è questo progetto della casa di formazione che portiamo avanti, è da 2 anni che ci stiamo. E dentro questa costruzione della casa di formazione c'è anche la costruzione di un dispensario per poter dare a chi non ha la capacità, la possibilità di poter avere la salute. Accanto a questo progetto abbiamo anche un progetto che ci stiamo pensando di mettere su piedi, che è un progetto per aiutare la gente a collaborare, anche la gente del luogo a collaborare, perché sappiamo che non tutti siamo allo stesso livello, la gente a collaborare, a aiutare i nostri piccoli bambini, che è il progetto di un negozio per vendere gli articoli religiosi, per usufruire di quello che tiriamo di questo per aiutare i nostri bambini a andare avanti. E rivolgo anche il ringraziamento di tutti i collaboratori delle missioni, della missione del Benin, soprattutto quelli che collaborano nelle opere sociali e caritative. Voglio ricordare anche i missionari che sono passati, che sono ancora tutti vivi, e c'è qui fra Vittore Fiorini, c'è fra Damiano Angelucci e gli altri che non sono ancora qui oggi. Ringrazio tutti voi per quello che fate, e l'abbiamo sentito in quello che ci ha detto Monsignor Feliciano. Noi siamo tutti una goccia. Se la goccia che siamo entra nel mare, aggiunge qualcosa. Grazie di tutto quello che fate e tutto quello che farete perché la missione cresca e perché i nostri bambini siano bene. Grazie a tutti. E per, come testimonianza, vorrei chiamare Diego e Francesco. Tanto si prepari Francesco. Chi inizia? Diego. Salve a tutti,
Io vorrei cominciare dicendo soprattutto grazie, cioè grazie alle missioni estere dei Cappuccini per l'esperienza che mi hanno dato modo di vivere, è stata un'esperienza formidabile, e poi grazie anche per poter essere qui a testimoniare oggi, perché io credo che l'unica cosa che veramente una persona come me, che purtroppo non è un medico, non è un ingegnere, non è un infermiere, non è una persona che ha delle capacità concrete da spendere in un territorio straniero, possa fare è quella di testimoniare. E testimoniare è una cosa veramente tanto tanto difficile, nel senso che c'è qualcosa di concreto che posso dire, che riguarda ad esempio le strutture che sono state costruite giù in Benin, le scuole, gli orfanotrofi, le strutture per disabili, le strutture mediche, le strutture per la formazione di sacerdoti, di quelle posso rendere testimonianza facilmente, non stanno lì, le ho viste, ci sono fatte bene. Per tutto il resto testimoniare è molto difficile, perché c'è la parte più grande del viaggio, che è quella emotiva, che è tanto tanto difficile da comunicare. Io devo dire che l'operato delle missioni estere io l'ho visto soprattutto non tanto nei muri delle strutture, quanto nei sorrisi delle persone che facevano parte delle comunità che questi frati hanno creato. Cioè, io ho visto la felicità negli occhi dei bambini, ho visto la felicità negli occhi delle persone che andavano a messa giù in Benin. E tra l'altro io ho assistito a una delle messe più belle della mia vita proprio giù in Benin, lì era proprio una festa bellissima. E, ecco, testimoniare questo è molto difficile. La sensazione che ho avuto io, perché poi alla fine vorrei parlare di quella che è stata la mia esperienza, la sensazione che ho avuto io laggiù è quella di essere io il povero. Cioè, laggiù mi sono reso conto che c'è una ricchezza d'animo delle persone che è qualcosa di indescrivibile, è qualcosa che quassù stiamo perdendo. Cioè, quassù purtroppo noi, anzi per fortuna, abbiamo il benessere, cioè abbiamo strutture mediche che quando ci ammaliamo ci accolgono, abbiamo insomma un istituto di previdenza sociale, abbiamo la maggior parte di noi un lavoro, e anche chi purtroppo non ha un lavoro, bene o male, tira avanti, non muore di fame. Laggiù le cose sono ben diverse, e purtroppo io credo che tutto questo benessere forse ci abbia anche fatto un po' male, nel senso che ci abbia iniziato a far pensare che la ricchezza della vita sia nell'usufruire di queste cose che abbiamo. In realtà non è questo. Io penso che vivere sfruttando tutto quello che abbiamo senza dare niente agli altri alla fine ci conduca all'insoddisfazione. Io ho visto, cioè io ho provato una gioia immensa nel riuscire a far sorridere dei bambini, qualcosa che qua non avevo mai provato. Io credo che, ecco, il fulcro di tutto sia questo, cioè quello che ho imparato da questo viaggio è l'importanza del dono, cioè l'importanza di dare qualcosa. Ma io vi posso dire, se avete qualcosa da dare, non fatelo solo per gli altri, fatelo anche per voi stessi, perché comunque vivere per gli altri, vivere donando quello che abbiamo e a cui possiamo rinunciare agli altri, serve anche a voi. Cioè è una cura per tanti mali, è una cura per l'insoddisfazione, perché questa purtroppo, cioè il nostro è il paese dell'insoddisfazione. Certo, noi stiamo qua su, è difficile anche figurarsene queste altre persone, cioè noi abbiamo dei nomi collettivi che diamo, non so, agli africani o ai beninesi nello specifico, agli etiopi, sono nomi generici, cioè noi queste persone di solito non riusciamo a conoscerle, sono qualcosa di remoto, di concettuale, di astratto, e quindi anche aiutarli non ci crea molto quel contatto emotivo. Ecco, io questa è una cosa che devo dire, la cosa più bella delle missioni è che non si tratta di un paese sviluppato che prende da aiuti a un paese povero, è un qualcosa che funziona nei due sensi, cioè noi sì doniamo le nostre ricchezze, ma ci arricchiamo. Io sono tornato dalle missioni sinceramente più ricco, più arricchito. Io lì ho provato una gioia che qui molto 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 raramente ho provato. E certo,
potremmo anche vivere le nostre vite utilizzando quello che abbiamo avuto per curare, tra virgolette, il nostro orticello, no? Per cui col lavoro accumuliamo soldi, quando abbiamo un po' di soldi ci facciamo le vacanze, facciamo studiare i figli, eccetera, eccetera. Ma cioè, la vita non è solo questo, cioè, io questa la vedo come una forma di pensionamento anticipato, cioè, vivere così significa essersi messi da soli in un ospizio, cioè, la felicità della vita ve la dà il rapporto con gli altri. E quindi io credo che in questo rapporto voi e noi tutti dobbiamo cercare noi stessi. Aiutare gli altri significa creare una relazione, significa rendersi importanti per qualcuno, perché c'è qualcuno che poi avrà bisogno del nostro aiuto continuo, e significa cominciare ad esistere per gli altri, e significa quindi anche trovare un posto nel mondo. Questo è quello che credo io. Altrimenti, ecco, potremmo continuare a vivere come viviamo di solito, che significa in qualche modo, non so, come essere pittori, dipingere un quadro meraviglioso e poi non mostrarlo a nessuno. Io, ecco, questa è la mia testimonianza. Ringrazio in particolare i frati che ci hanno accompagnato durante il viaggio. Fra Thomas, l'avete sentito parlare, cioè, fra Claude, le loro famiglie che sono meravigliose, la loro famiglia acquisita che è meravigliosa perché è quella dei frati Cappuccini, fra Clilu che ci ha accompagnato e tutto il resto del gruppo che veramente è stato meraviglioso. E, ecco, io mi sento come una persona che ha ricevuto qualcosa piuttosto che dare, cioè in quel viaggio io sento di aver dato poco, perché alla fine io che avevo da dare? Io sono andato giù, ho fatto giocare un po' i bambini, che altro ho fatto? Ho aiutato un pochino per le foto, niente di più, però sono tornato con una ricchezza immensa, e forse dovremmo ribaltare un po' il nostro punto di vista e cominciare a pensare che aiutando il prossimo aiutiamo noi stessi, che dovremmo uscire un po' da quella piccola, da quell'isolamento in cui purtroppo questa nostra società ci sta chiudendo. Io penso ad esempio a una frase che si sente qua molto spesso, no? Prima gli italiani, ecco, perché? Cioè, perché prima gli italiani? Cioè, il dolore e la malattia che viene provata da un africano è altrettanto intensa del dolore, della malattia che viene provata da un italiano. Non c'è nessuna differenza. Questi confini che ci siamo dati, anche questi nomi che ci siamo dati, italiani, beninesi, africani, ci servono perché sono utili a capire un po' il mondo. Cioè, gli italiani sono quelli che vivono in Italia, che hanno assimilato una certa cultura e tutto, ma prima che italiani o africani, eccetera, noi siamo persone. Forse dovremmo recuperare anche un po' l'utilizzo del termine persona, perché quelle che andiamo ad aiutare sono persone che hanno il diritto a una vita dignitosa come ce l'abbiamo noi, né più né meno. E andando giù vi rendete conto che quello che avete da donare è tantissimo. Noi pensiamo di essere di non avere molto sostanzialmente, no? Ci abbiamo un lavoro, col lavoro compriamo da mangiare, paghiamo l'IMU, paghiamo le tasse, eccetera, eccetera, e ci avanza poco. Ma guardate che quel poco laggiù è tantissimo, cioè con quel poco che potreste donare da qua, laggiù potete fare veramente miracoli, e li potete fare voi, perché una cosa è, la preghiera è importante. Andare in chiesa, alla messa, eccetera, è importante perché parte tutto da lì. Però poi quelle cose le dobbiamo mettere in pratica, quelle cose le dobbiamo fare, altrimenti davvero significa soltanto vivere per noi stessi. Quindi io vi esorto non tanto per le persone che stanno laggiù e che hanno bisogno, ma per voi stessi di cominciare ad aiutare, perché veramente vi si aprirà un mondo. Buongiorno a tutti. Allora, come aveva iniziato Diego, vorrei innanzitutto ringraziare Fra Francesco e tutti i frati e i ragazzi che sono presenti appunto al Centro Missionario delle Canarie. Allora, per quanto riguarda la mia missione in Benin, sono stati tre principalmente i momenti toccanti. I primi giorni siamo stati ad esempio all'orfanatrofio del Jeffa,
dove appena arrivati un bambino mi si è subito appunto accollato addosso ed è stata una cosa, un'emozione bella, perché qua nonostante io faccia volontariato con dei centri o anche centri estivi, non è mai successa una cosa simile. E quindi ecco, l'affetto subito, l'amore che questo bambino mi ha dimostrato è stato stupendo e emozionante. Il bello era vedere questi bambini che comunque nonostante avessero poco o niente, erano felici, perché lì c'eravamo noi, c'era il gruppo appunto dei Recanati. È stato toccante appunto vedere questi ragazzini, mi ricordo io quando mangiavamo tutti insieme, che comunque ci guardavano con degli sguardi semplici, felici e soprattutto puliti, ecco. E nei giorni successivi poi siamo andati a visitare la casa dei bambini disabili, dove è stato fatto una specie di concertino, dove appunto questi ragazzini, vedendo nei loro occhi c'era la felicità, c'era questo senso di essere così soddisfatti, di aver visto noi che appunto abbiamo tutto, ad andare appunto in questo centro per donare a loro un po' del loro tempo. E questo appunto era stato il secondo momento più importante o toccante secondo me. Poi c'è stato verso appunto la fine del... Che vogliamo accogliere con un grande applauso. Ecco, che vi fa la foto. Da molti anni a Pesaro c'è questo laboratorio che confezionano, fanno, lavorano per vendere e tutto il ricavato lo danno noi per le missioni. Quindi quest'anno volevamo così presentarvele, perché è un lavoro silenzioso che fanno in quella stanzetta sotto lì al convento dei Cappuccini, e poi è anche faticoso perché oltre che lo fanno lo vendono pure. E devo dire che incassano parecchio, quindi io le devo ringraziare, perché per me è una spalla forte. Grazie. Sarò molto veloce, dirò solo due parole. Siamo qui solo in parte, il gruppo delle Francescane Terziarie dell'Ordine di Pesaro. Il cammino spirituale dell'Ordine è iniziato nel lontano 1894, siamo vecchie. Da varie ricerche compiute nel nostro archivio abbiamo scoperto, grazie a un annuncio del giornalino Pace e Bene, che nell'anno 1939, il 4 ottobre, festa di San Francesco, è iniziato a Pesaro il mercatino per le missioni, voluto, organizzato e seguito dalle terziarie francescane. La prima mostra mercato si è svolta nei locali dei frati Cappuccini ed è stato un vero miracolo. Il mercatino era composto di piccole e grandi cose necessarie ai missionari e preparate in pochi mesi. Ogni terziario ha lavorato con mano delicata e cuore grande. Da allora ogni anno circa 20 persone, tra terziarie e volontarie, per tutto il periodo invernale preparano preziosi manufatti di grande pregio che verranno messi in vendita nei mercatini, soprattutto nel periodo natalizio. Ogni anno tutto quello che realizziamo dalle vendite viene consegnato al responsabile delle missioni, Francesco Pettinelli. Vorremmo portare a vostra conoscenza brevemente le date dei prossimi mercatini di Natale. Chissà, magari qualcuno di voi potrebbe venire a farci visita e comprare anche qualcosa. Il primo è a Candelara, che è una frazione di Pesaro, dove c'è ogni anno una grande festa delle candele, molto conosciuta in Italia e persino all'estero. E si svolgerà il 26-27 novembre, con questa apriamo. Poi dopo la seconda è dall'1 al 6 dicembre nel Salone della Cultura in centro a Pesaro. Il terzo incontro è il 7 e l'8 dicembre in parrocchia da noi.
poi dal 17 al 23 sempre in centro, nei locali dell'ex farmacia Zongo. Per gli ultimi acquisti natalizi teniamo aperto qualche giorno. Ecco, certo, senza la preziosa e costante collaborazione delle nostre amiche volontarie e terziarie, animate da grande spirito missionario, non si potrebbe pensare di realizzare tutto questo impegnativo servizio. Ci riteniamo fortunate perché abbiamo persone che operano con amore, capacità e dedizione. Vi dico grazie di cuore a nome di tutto l'OFS per ciò che avete fatto e che farete per le nostre missioni. Il Signore vi ricompensi 100 volte tanto. Buon lavoro, pace e bene. Vogliamo dare un piccolo segno di riconoscimento. Giordano è una penna beninese fatta in legno di ebano in Benin. E con loro voglio ringraziare tutti gli altri gruppi che fanno mercatini, l'OFS di Fano, di Ancona, altri OFS in giro per le Marche, persone singole, ecco, proprio ringraziamento per tutte quelle persone che in qualche modo ci aiutano proprio con mercatini che fanno. Quindi un ringraziamento a tutti. Prendiamo un attimo di pausa, chiamerei Laura e Claudia. Se ve le ricordate, l'anno scorso hanno fatto una testimonianza perché erano stati in Etiopia a fare un viaggio, e poi loro quest'anno ci hanno fatto un servizio che poi vi diranno, girato un po' le scuole superiori, no, dei bambini, dall'asilo alle superiori, se l'hanno girate un po' tutte, per raccogliere fondi e promuovere un asilo. L'asilo che stiamo costruendo, che è quasi finito, c'è il responsabile lì, puoi venire su anche te, almeno ti vedono, Renzo, a Sciapa. A te la parola. Buongiorno a tutti, siamo Claudia e Laura, due ragazze che in seguito ad un viaggio vissuto l'anno scorso appunto in Etiopia hanno scelto di intraprendere un cammino per aiutare l'amata Terra Rossa. Tutto nasce dopo il convegno dell'anno scorso, appunto, durante una passeggiata mattutina a lungomare. Iniziamo a mettere nero su bianco e fissiamo un appuntamento con Fra Francesco. Lui ci guarda e sorride, e per un attimo abbiamo anche pensato al peggio. Poi lui ci dice: è stato sempre il mio sogno, ma non ho trovato mai nessuno disponibile a portare questo tipo di testimonianza, tanto che ho pensato: Signore, quando sarà il momento sarai tu a presentarmi qualcuno, e siete arrivate voi. Che dire, un'idea trasformata in un vero e proprio progetto. Portare appunto nelle scuole italiane ciò che i nostri occhi hanno visto, i nostri cuori hanno sentito, con l'intento di sensibilizzare tutti ed avere un sostegno economico per la realizzazione di una scuola a Sciapa in Etiopia, dove potranno studiare all'incirca 150 bambini ed avere opportunità di lavoro per gli insegnanti. Non dimentichiamo che l'istruzione è la base fondamentale per una vita dignitosa. Buongiorno. Iniziamo così ad informare le scuole della nostra iniziativa con l'aiuto di Fra Emanuele, che ringraziamo. E il nostro debutto è stato mercoledì 16 dicembre alla scuola materna Volpi di Loreto. A gennaio poi ci arriva una telefonata dal preside di Civita Novalta, Claudio Bernacchia, il quale ci propone di nominare la scuola in ricordo di Pina Vallesi. Qui presente abbiamo il fratello, che salutiamo e ringraziamo.
un insegnante che aveva lavorato per 3 anni in una scuola in Etiopia, ad Addis Abeba, una persona sensibile, buona e una persona che come me e come Claudia viveva con una parte del cuore in Africa. Noi ovviamente abbiamo accettato e da qui si susseguono le tante scuole, le materne, le elementari, le medie, tanti, tanti visi, tanti, tanti occhi curiosi, insegnanti emozionate e felici di accoglierci nelle proprie classi. E quindi abbiamo riscontrato tanta emozione e tanto interesse. Ricordiamo sempre con il sorriso quelle due bambine che ci hanno chiesto: scusate, ma siete due suore? Oppure quel bambino che, guardando il nostro video, perché noi ci presentavamo a scuola con un filmato, e ci ha detto: scusatemi, ha alzato la mano e ha detto: posso donare le mie scarpe, ve le do adesso. E il nostro slogan, come potete leggere nella maglietta, è "Nel cuore un sogno", proprio perché colmeremo insieme il sogno di tanti bambini di realizzare una scuola per loro. E potrete seguire nella nostra pagina Facebook ogni step della costruzione. E proprio oggi siamo felici di comunicarvi ufficialmente che l'inaugurazione avverrà a novembre prossimo. Grazie mille. Quindi ringraziamo anticipatamente la famiglia di Pina, tutte le scuole che ci hanno ospitate, la società ATAC di Civitanova che contribuirà a fornire materiale didattico e non per ultimi Fra Francesco insieme alle missioni estere dei Cappuccini che stanno credendo in noi. Ciao a tutti, mi chiamo padre Renzo Mancini e sono il responsabile della costruzione dell'asilo di Sciapa. Ecco, devo dirvi che ho un immenso piacere di conoscere le animatrici di questo progetto. Non sapevo chi erano loro, quindi le ringrazio moltissimo, e a padre Francesco che ha accolto l'invito che gli ho fatto con la regione Etiopia. Come ha detto adesso uno di loro, a novembre dovremmo fare l'inaugurazione. Ho parlato ieri con padre Aiele, che è il parroco di Tarza, e mi ha detto che appunto adesso manca da fare solo il pavimento e il plafone sopra. Quindi è un lavoro semplice che riusciremo a fare. Penso che per la fine di ottobre avremo anche fatto le pitture, quindi do già adesso il benvenuto che vorrei giù e partecipare a questa inaugurazione. Per evitare di chiedere troppi soldi a padre Francesco non ci ho messo i gabinetti, perché pensavo che tanto c'è il bosco, andrà nel bosco, ma fa il padre Francesco che dice no, è meglio di no. E poi non solo, lui oggi mi ha detto: ma forse sarebbe bene anche se procurassimo un po' di giochi. Ho detto: bene, non ci ho mai pensato, perché non volevo esagerare. Quindi sappiate che ci avremo come primo passo, ci sarà la compra dei banchi per la scuola e le lavagne, poi faremo i gabinetti e anche giochi esterni, in modo che questi bimbi possano giocare liberamente e anche creativamente. Grazie ai collaboratori, grazie alla famiglia che si è impegnata in questo lavoro e alle ragazze che sono dei veri angeli. Grazie a tutti. Bene, ci prepariamo. Padre Marzio, volevi dire qualcosa? Sì. Allora, intanto vi dico che la messa la diremo alle mezzogiorno e 30, a mezzogiorno alle 12:30 ci ritroveremo qui per la messa. Padre Marzio, poi sciogliamo l'assemblea. Presentazione della scuola, sì. Per il giornale. Mezzo minuto solo, perché sì, in questo bel mosaico di oggi, va bene. Di testimonianti e di interventi, forse è opportuno aggiungere un pezzettino importante. Sapete che in questi giorni non c'è soltanto la preoccupazione e l'apprensione del terremoto come scosse telluriche, ma c'è anche il terremoto nella provincia picena delle Marche, dei Cappuccini, i trasferimenti, no? E allora anche Recanati
non è stato risparmiato dai trasferimenti. Per cui ci tengo a dire che al di là dell'attività del centro missionario importantissimo come espressione della nostra provincia e di tutto ciò che ruota attorno a Recanati, prima di tutto c'è una fraternità di frati che deve essere il cuore di tutta questa attività. Avete capito bene? Sì, c'è una fraternità di frati che deve vivere da frati prima di tutto. Allora c'è chi va e c'è chi viene. Io ringrazio i due frati che partono, padre Vittore che andrà a Civitanova e padre Giuliano che andrà a Macerata. Gli facciamo un applauso a tutti e due. E ringrazio i due frati che verranno, dato che sono presenti, sarebbe importante che si facessero vedere. Allora, come superiore della fraternità sarà padre Giulio Criminesi, emerito provinciale, scaduto in aprile scorso. E poi manca a farla apposta, è nativo di Recanati. Non è che ho tenuto conto, sennò ti mandavo in Ascoli Piceno. Dopo ci ho pensato, dico no, è nativo di Recanati Giulio. E poi come vicario della fraternità e padre Samuele Casali, vieni su, vieni qua su, fatti vedere. Nato a Recanati anche lui? No, Loreto? Mannaggia! Nato all'ospedale di Recanati. Però sembra il Samuele da Loreto, si dice, no? Padre Francesco, logico, rimarrà come animatore di tutto il settore missionario, particolarmente ad Agentes. Ci sarà con lui come collaboratori anche gli altri frati, perché abbiamo voluto che fosse la fraternità di animazione missionaria, non soltanto un frate, perciò la fraternità. Per cui con lui ci sarà anche, oltre Samuele e Giulio, Michel, che non vedo, non lo vedo, dove sta? Boh. Comunque già lo conoscete, che è da qualche mese che sta qui. Poi anche altri due frati che così correlano un po' la fraternità di Recanati. Padre Pacifico, che è stato tanti anni missionario in Etiopia, che è qui per motivi di salute, e l'anziano padre Floriano Grimaldi, che è vero che non ha molto dentellati con l'aspetto missionario, ma per l'età che ha, ho detto, dove lo mandiamo mai questo, no? Per cui, no, sono molto sincero, ve lo dico, perché se siamo una famiglia ci dobbiamo anche comunicare le cose, no? Qualcuno potrebbe dire, come fraternità missionaria, questo che c'entra, no? E c'entra perché a una certa età ormai dove li mandi sti frati, no? Allora, dato che stava qui, rimane qui, però dato che la missione non è soltanto partire, ma è anche rimanere, lui cura molto l'aspetto culturale, storico, scrive libri, ricerca, quei topi di biblioteca, beato lui che, no? Bene, allora questa nuova compagine della Fraternità dei Cappuccini di Recanati, ecco, sarà così in mezzo a voi e insieme a voi, ecco, annunciatore del Regno. Per cui facciamo davvero un bel applauso a tutta questa nostra comunità. Per la messa, alla mezzogiorno e mezzo ci ritroviamo qui per vestirci in chiesa, coro. In coro.